Da Potenza, da Roma, veramente sono contenta della vostra presenza. Ringrazio e dopo passerò la parola a Pietro Mitrione, l'anima di questa bellissima giornata e una delle cose importanti che stiamo vivendo è questa atmosfera di amicizia, di forza e di grande fratellanza. Bene, questo è quello che mi auguro il treno possa riportare in questi luoghi: l'unione tra le regioni, l'unione tra i popoli, l'unione per una nuova economia, l'unione per creare qualcosa di nuovo che sia ecosostenibile, che sia legato alla tradizione, ma soprattutto qualcosa, un passo indietro per due passi avanti. Quindi questo è il nostro obiettivo. Il sindaco di Ruvo del Monte, che è presente qui con noi, vuole sicuramente dire qualcosa e lascio subito la parola a lui. A nome della comunità che rappresento vi ringrazio, grazie per la vostra presenza numerosa e voglio fare anche io gli auguri a voi donne. Voi siete il cardine della nostra vita, non lo dico in maniera superficiale ma ci credo. Grazie a voi, forse noi uomini, come si dice, c'è dietro un grande uomo c'è una grande donna. Auguri. Allora noi siamo contenti di questa iniziativa, vogliamo essere sempre più forti, presenti e ci crediamo in questo progetto, tant'è che noi per quanto riguarda il comune di Ruvo del Monte abbiamo già scritto una nota al delegato delle Ferrovie dello Stato, al presidente della Giunta della Campania e al presidente della Giunta della Basilicata. Per noi è fondamentale, è importante recuperare la ferrovia, ha diversi benefici, ci porta sia dal punto di vista turistico, perché paesaggi di questa bellezza non ne troviamo, e ci dà anche delle ottime soluzioni per quanto riguarda il traffico della Ofantina. È una strada trafficata e comporta numerosi rischi. Ecco perché noi ci crediamo in maniera ferma e sosterremo sempre questo progetto. Andremo insieme avanti e chissà, forse un bel giorno lo realizzeremo. Grazie a tutti. Allora lascio la parola a Pietro Mitrione. Signori, buongiorno. Veramente grande emozione, quando abbiamo cominciato anni fa questa partecipazione, per la verità non pensavamo che sarebbe successo quello che purtroppo poi è accaduto. Voi avete visto il lato bello, il ponte di San Tommaso del Piano. Io vi invito a guardare e a meditare dall'altro lato, proprio fisicamente, la morte che sta avvenendo di questa ferrovia, sulla quale c'è grande tecnologia. Sembra strano, a pochi metri, centimetri di qua stanno correndo le fibre ottiche che stanno andando in malora. Voi immaginate che cosa sarebbe tutto questo territorio cablato con le fibre ottiche che questa ferrovia può offrire. Però siamo in terra della Basilicata. Siamo in terra della Basilicata che sta scoprendo insieme a noi questa opportunità. E io dicevo alla giornalista della RAI che voleva un pensiero su questa giornata, appropriatevene, perché noi campani non siamo stati capaci di salvare questa ferrovia. Provateci voi, perché questa è la ferrovia di tre regioni, di tre province. Stiamo in un territorio che solo per targa automobilistica è potenza, ma è un unico territorio, come diceva il sindaco, un unico paesaggio che può tenere insieme e senza demagogia creare le condizioni perché questo possa essere il sogno che è Vinicio. Il sogno che è Vinicio, due anni fa, nel momento più triste della nostra avventura, ci incontrammo a Lioni
presentammo il libro Le ferrovie delle meraviglie. Quella sera mi lasciasti su un libro, Mi sono sognato un treno. È diventato un po' il nostro sogno, il sogno che anche il sindaco traduceva. Io vorrei tradurre questa mattinata con un pensiero che viene da lontano, il pensiero di Francesco De Sandis. Francesco De Sandis, oltre 120 anni fa, che sono gli anni di costruzione di questa ferrovia, intuì da illuminato politico quello che erano le ferrovie, quello che potevano essere per questo territorio. E noi, un passo del suo viaggio elettorale, è diventato il nostro motto. Vinicio ci ha dato il sogno. Francesco De Sandis scriveva: tutto si trasforma, e qui la trasformazione è lenta. Venga la ferrovia e in piccolo numero d'anni si farà il lavoro di secoli. Così fu 120 anni fa, perché 120 anni fa questo territorio era isolato, era lontano dalla civiltà, era l'ofando che determinava i tempi di questa zona. La ferrovia sconfisse l'ofando e fece di questo territorio e diede a questo territorio l'opportunità di vivere civilmente, non solo dal punto di vista sociale ma anche economico. Per anni questa ferrovia ha segnato il destino di queste zone. Se solo per questo dovremmo essere memori. Un patrimonio ferroviario è come un patrimonio artistico. Voi state mirando questo ponte costruito 120 anni fa. Stiamo qua a San Tommaso, dove resiste, e ben ha fatto il sindaco a porre il problema del restauro di questa, perché questa è un monumento, va restaurata, va fatta in modo che questo è uno dei pochi fabbricati viaggiatori che resiste al degrado voluto da scelte scellerate operate dalla regione Campania. E quindi vorrei ricordare questo, perché oggi si parla tanto di progetti pilota. C'è il sindaco di Conza qua, e lo ringrazio. Noi abbiamo invitato tutti i sindaci della tratta sono stati invitati. Le sensibilità le sapremo valutare, e sappiamo anche valutare le presenze, anche con grande severità, perché questi signori, non è antipolitica quello che dico, ma è la proposta di gente che oggi sta qua per un senso di appartenenza, con un'idea. Il sindaco diceva l'Ofandina è diventata una camionabile. Può essere questo l'avvenire di queste zone? L'Ofandina è diventato un cimitero. Se è diventato il cimitero, è così. Qua, oggi, perché è domenica, altrimenti sarebbe una teoria dei bisarche che vengono da Melfi e vanno avanti. Guai a dover piangere qualche giorno. Il messaggio lo abbiamo lanciato in tempi non sospetti. Lo rilanciamo oggi, perché questa ferrovia può assolvere anche questo compito. E con questo sogno, ecco, vorrei dare a Vinicio questo nostro gagliardetto, che diciamo che tu sei un po' il nostro riferimento nazionale. Tu sai che gli amici della Confederazione per la Mobilità Dolce hanno preso una tua fotografia e un tuo passaggio fatto in uno di questi tuoi interventi a Sponsfest per dare la nostra visibilità di giornata nazionale, che l'abbiamo fatta proprio a Franceschina La Calitrana, con un doppio motivo: la giornata nazionale delle ferrovie dimenticate e la festa della donna. Franceschina è l'emblema del lavoro delle donne nella ferrovia, era un'antesignana del lavoro femminile. Quante conquiste sono avvenute per la caparbietà delle donne, e quante conquiste ancora tutti insieme dobbiamo fare perché questo possa diventare realtà. Quindi Franceschina è diventata la nostra testimonial, la vostra musica è diventata il sottofondo della nostra giornata, e Vinicio il nostro capitano. Con questa tua caparbietà di farci intravedere il sogno, ecco, questo è il nostro gagliardetto, dove ricordiamo i 120 anni della nostra Avellino Rocchetta, il passaggio fondamentale che la ferrovia è progresso, e lo è sempre stato, e speriamo che l'anno prossimo possiamo festeggiare
la nona giornata delle ferrovie dimenticate, quantomeno, ecco, io perché ho poca fiducia sui governanti attuali della Campania, spero che su questa tratta potremmo festeggiare insieme agli amici della Basilicata qualche treno che possa essere effettivamente la ripresa di questa. E il sogno di Vinicio lo traduciamo nei fatti. Vinicio, a te. Ci ha trasportato la libertà la linea ferroviaria, giù la schiavitù, mai più la schiavitù! Grazie Armando! Armando ha detto parole straordinarie su questa ferrovia e su questo fiume, che se è vero che la ferrovia lo sconfisse, adesso sono sconfitti entrambi, perché il nobile Aufidus corre anche lui mestamente canalizzato qui. C'è un'espressione che insomma mi diceva mio nonno, pure mio padre, quando ti mettevi in testa qualcosa, quando a 16 anni dicevi ma io mi piacerebbe andare in vacanza in Spagna, quello diceva che ti sei sonnato lo tre. Oppure anche più da vicino qualche contrattazione, mio nonno, di così, quando qualcuno si vede magari con la punta di qualcosa duro, quando dice che ti sei sonnato lo tre. Che ti ringrazio. Allora questa cosa mi era sembrata bellissima per cercare di fare l'anno scorso un'iniziativa che appunto abbiamo chiamato Mi sono sognato il treno, proprio perché adesso bisogna veramente sognarcelo. Io penso che sia evidente quanto De Santis e anche Giustino Fortunato parlavano di questa ferrovia proprio nei termini che erano propri a quell'inizio, diciamo, che era l'inizio del paese, della Repubblica. Quanto quindi questa fede nelle opere che avrebbero portato progresso, no? E quindi la ferrovia più di ogni altra, che si diceva, ha unito le popolazioni qui più che l'alfabeto. E De Santis stesso nel suo viaggio elettorale sottolineava come in certi paesi non ci fosse nemmeno all'epoca una carrozza, bisognava proprio arrivare o a piedi o a dorso di mulo o di cavallo. Ma quindi una ferrovia, ci sono pagine straordinarie su questa ferrovia che vi invito tutti a leggere, soprattutto quelle di Giustino Fortunato, dove parla di questi ponteggi, di questi ponti che uniscono proprio abissi, terre malariche, proprio come una luce che arriva sul... Io penso che i tempi sono cambiati, certamente ci sono delle economie diverse, però una cosa è certa, che a mio parere queste terre dell'interno hanno tanta risorsa, soprattutto nel vuoto. Il vuoto non deve far paura, non deve essere... il vuoto è un grande patrimonio, perché può significare tante cose buone, può anche significare proprio essere il polmone immaginativo, culturale e anche ambientale di un paese, a patto che non si trasformi in degrado. Quello che fa veramente male non soltanto la non presenza del treno, ma anche il degrado che si è proprio impadronito di quasi tutti i luoghi che hanno fatto la ferrovia. E questo credo che vada combattuto, e sappiamo tutti, voi soprattutto che vivete qui, quanto possa essere anche importante avere un tratto ferroviario che funzioni, soprattutto per la gestione del traffico merci, che ha reso appunto questa arteria davvero pericolosa e sovraccarica, insomma, di quello che... Quindi io, insomma, mi auguro che da noi nasca la determinazione per portare avanti e reclamare una cosa. Le ferrovie non possono essere considerate, come tutte le cose, insomma, dello Stato, come qualcosa che obbedisce soltanto a una legge economica. Sono innanzitutto un servizio pubblico e tale devono restare. Grazie Vinicio. Vorrei il proprietario di questa, i signori che abitano, c'è la figlia, vorrei che venisse, se è qua, viene. È la figlia di un nostro caro collega, Benedetto Cestone. Io lo ricordo quando lavoravo su questa tratta, sono stato operatore della dirigenza centrale di questa, e quindi ho avuto l'opportunità di conoscere tante persone, tanta umanità e tanta caparbietà. Vorrei consegnare, ecco, anche alla mamma in modo particolare questo gagliardetto che ricorda questa giornata, ma ricorda
i tanti ferrovieri che su questa ferrovia hanno dato il loro lavoro, e colgo l'occasione di ricordare anche tanti ferrovieri che oggi purtroppo non sono con noi, ma che già dalla scorsa giornata nazionale delle ferrovie erano presenti. Vorrei ricordare in modo particolare, l'ho fatto stamattina partendo da Avellino, ma vorrei ricordarlo qua, perché questi luoghi nella mente di chi ha lavorato sui treni o lungo la linea è fatta di sudore, sacrifici e di amore. E quando guidavano il treno, vai Piero, vai! E quando lavoravano lungo i binari, io voglio ricordare per tutti Michele De Felice. Michele, con la bandiera in locomotivi, era diventata la sua battaglia, la battaglia di una persona per bene, una persona che viveva il suo lavoro con grande profondità di sentimento. Ricordo pure Angelo De Luca, un capotreno che non c'è più, è un macchinista, Gerardo Iacobacci, amici che di questa ferrovia avevano la stessa intensità di Benedetto, tuo padre, e con questa emozione, ecco, è l'emozione di chi pensa ancora che nel sogno ci sono anche ancora queste persone. Grazie. Le emozioni sono bellissime, io direi di fare veramente un grande, grande applauso a Pietro Mitrione, perché insieme abbiamo vissuto questi giorni di tensione per questo tempo che poi non si capiva, e quindi ecco, adesso si è stemperata questa tensione, adesso stiamo vivendo anche noi il sogno di aver organizzato questa bella giornata che inizia qui e terminerà questa sera quando i nostri amici andranno a casa, portandosi, mi auguro, un momento un sentimento. Allora, io lascio la parola alla nostra vice sindaco del comune di Ruvo del Monte, che vuole sicuramente dire due parole. Anche lei con noi ha vissuto intensamente questa organizzazione. Lucia Cefola. Certamente parlare dopo Pietro Mitrione, mi sento veramente commossa per tutto quello che ha detto e che ha vissuto sulla sua pelle. Io sono una donna come voi e auguro questa bella giornata a tutte le donne che sono presenti e che si impegnano e nella famiglia e nella società. Prima di tutto come mamma, perché il primo mestiere importante è essere mamma. Auguri, signore. Io mi appunto sempre qualcosa per essere precisa e non dimenticare nulla. Oggi, 8 marzo 2015, in tutta Italia si svolge l'ottava giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, organizzata dalla Confederazione per la Mobilità Dolce, cui partecipa anche l'Associazione In Locomotivi di Avellino, che ha come presidente Pietro Mitrione, splendida persona che saluto e ringrazio soprattutto per la sensibilità, perché quando gli occhi vengono lavati dalle lacrime significa che si è puliti dentro, tutto passa per il cuore. Un saluto caro a tutti, benvenuti all'Associazione Misericordia, che è sempre presente e affiancheggia tutte le iniziative. Grazie, grazie Gianluca, grazie a Tonino Santoro, Ramundo, Antonio e chi dimentico più, Giuseppe Scura. Un grazie alla Proloco che è qui presente. Un grazie a tutti quelli che sono qui, a Peppino Santomenna per il lavoro profuso, per le preoccupazioni di mettere segnali di qua e di là, indicazioni di qua e di là, e tutti quelli che
a Fernanda, che conosco da tempo e abbiamo lavorato sempre insieme anche per la strada dei fiori, è vero Fernanda? A questa iniziativa hanno aderito anche la Fondazione Ferrovie dello Stato, l'associazione La Strada dei Fiori, poc'anzi nominata Fernanda, il Touring Club Italiano Regione Campania, il Touring Club Regione Basilicata, il Touring Club di territori paesi di Irpinia e il Vinicio Caposeda. Perché ho sentito risuonare la voce a Calitri, perché io sono quasi una mezza calitrana, e saluto anche Giovanni, mio cugino, Giovanni Sicuranza, che faceva parte di questo coro e di queste tradizioni calitrane che io conosco molto bene, perché mia suocera era di Calitri, a cui saranno consegnate delle pergamene stasera alle ore 17 presso il centro sociale di Ruvo del Monte, saranno consegnate delle pergamene da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale. Inviterei questo gruppo ad allietare anche da noi, perché la musica calitrana non c'è niente da fare, è tutt'altro che nostra. Va bene? È un evento di grande risalto nazionale, perché lo scopo è quello di attivare nella nostra Italia una politica dei trasporti della mobilità lenta, una scelta che privilegia l'uso del treno per gli spostamenti di uomini e cose, vedi prodotti della Fiat, quello che hanno ben rappresentato il sindaco Pietro Mitrione. La ferrovia Avellino-Rocchetta tocca un patrimonio importante, borghi, villaggi rurali, opere d'arte come ponti, viadotti, gallerie, caselli di pregevole fattura e collocati in posizioni strategiche. Basta osservare la stazione di San Tommaso del Piano, del territorio di Ruvo, questa stazione, da qui siamo partiti, ero una bambina piccola quando sono andata in collegio a Fano, questa stazione è servita per andare via, raggiunta a piedi, una bambina di 10 anni che raggiungeva per via Cerrutolo questa stazione per andare a studiare fuori. Un bel casello di pregevole fattura, l'amministrazione ha inoltrato richiesta di riparazione e poter fare poi nel futuro un museo dell'emigrante. Il presidente dell'emigrante è qui presente con noi, che poi ci farà ascoltare una canzone sull'emigrante. Perché da questa stazione c'è stato tanti rivieni di emigranti. E che ponte, basta osservare quel ponte, i nostri soldati sono partiti di qua, sono partiti e sono tornati, chi è tornato morto. Brava! Quindi spostato tutti per i nostri sacrifici, sì. Hanno arricchito la nostra terra e noi l'abbiamo calpestata, sì. Allora, non vorremmo che i vandali e la natura se ne appropriassero selvaggiamente un bene che lo Stato deve tutelare, la memoria, ripristinando il servizio ferroviario più legato ad una fruizione ambientale e turistica. Lo Stato vuole il rispetto della memoria e con essa gli individui, ed un riconoscimento va al lavoro delle donne in ferrovie, non a caso oggi è l'8 marzo. Immagine di Franceschina, dovremmo imprimerla nel nostro cuore e portarla con noi, perché è l'esempio di una donna lavoratrice. Il cantautore Irpinio, cantautore delle tradizioni popolari, delle genti della nostra terra e dei suoi beni storici, paesaggistici e monumentali. Mi riferisco a Vinicio Caposeda. Oggi, insomma, commemoriamo alcune cose, la festa della donna, ma soprattutto al lavoro delle donne. 120 anni dall'inaugurazione della nostra storica ferrovia Avellino-Rocchetta. 100 anni dell'inizio della guerra del 15-18 che causò la morte di tanti giovani.
delle nostre zone, che col treno partirono per il fronte e col treno ritornarono morti per rendere le spoglie alla propria terra natia. Adesso, prima di passare a suo zio Donato il canto dell'immigrante, vorrei ringraziare i carabinieri, le forze della polizia, soprattutto il maresciallo e chi è presente, Angelo, per la collaborazione e per la preoccupazione che avevano per questa giornata, perché si preoccupavano che arrivavano tanta gente e loro dovevano collaborare. Grazie maresciallo e carabinieri di Ruvo. All'estero mi trovo a lavorare e spero un giorno di poter tornare laddove il mio paese e la mia mamma, che da quel dì che non rivedo più la nostalgia. Sempre mi assale tutte le sere, io penso a te, ti rivedo al focolare, tu soffri e piangi sol per me. Non pensare più, non piangere per me. Io ritorno al casolare accanto a te. Io ti voglio tanto bene da morire e non voglio mai vederti più soffrire. Non pensare più, non piangere per me. Io ritorno al casolare accanto a te. Amarti, per baciarti sempre più. Oh mamma, mamma, solo sogno mio sei tu. Ti scriverò per consolarmi ancora e col pensiero io scrivo vero te e t'accarezza ancora i tuoi capelli come quel dì che non rivedo più. La nostalgia sempre mi assale tutte le sere, io penso a te, ti rivedo al focolare, tu soffri e piangi solo per me. Non pensare più, non piangere per me. Io ritorno al casolare accanto a te. Per amarti, per baciarti sempre più. Mamma, mamma, solo un sogno mio sei tu. L'Italia è piccolina, c'è gente in quantità e questa è la rovina che non si può cantare. Un bello vuole andare all'estero, si sa, per guadagnare del pane, per babbe, per mamma, hey! E lascia la famiglia, di casa se ne va. Guadagna il pane sì, ma perde la felicità. E dica uè paesano, uè uè paesano, uè paesano come sta? Inchiostro, carta e penne, carissima mamma, io qui sto molto bene, non ti farò aspettare. Tu dimmi come stai e come sta papà, ti prego di rispondere, non mi farà aspettare. E aspetta, aspetta un giorno, una lettera ci sta.
e una sorella scrive che non c'è più mamma e dica uè paesano, uè uè paesano, uè paesano dove sta? Ma lei è forse piemontese, lombardo genovese o veneto giuliano, fichentino ed emiliano e delle Marche toscano, forse pure il mio paesano dell'Abruzzo alla Paterna, la nostra è Roma eterna e di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cos'è il porto italiano? E se italiano basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza nessuna distinzione, di la mano e venga qua, e dica uè paesano, uè uè paesano, uè paesano come sta, diritti di, diritti di. La volta è bella vederla vendemmia, a far l'amore con la mia bella, a far l'amore in mezzo ai prati. Din din din, 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 din din din. La gira che per fila, lo zinno la saffa, una canzone che in questi giorni mentre lavoravamo e chiamavamo gli amici, la stampa, io l'avevo sempre come sottofondo e ancora oggi mi fa piacere, ci seguirà per tutta la giornata, molti hanno ricevuto il testo di Franceschina e anche oggi pomeriggio al centro sociale la canteremo tutti insieme. Bene, io un altro momento sempre dedicato alle donne lo lascio alle Donne per il Sociale, un'associazione di Calitri, alla presidente Valentina Del Re e a Maria Antonietta Pasqualizio che ci leggeranno, proprio collegandoci appunto alla sofferenza delle donne che vivevano la partenza dei loro mariti, dei loro parenti, e quindi leggeranno questa bellissima lettera di una donna calitrana dedicata al marito. Ecco, se posso. Allora, buongiorno a tutti, sono Valentina Del Re, la presidente di Donne per il Sociale. Ringrazio per averci invitato a questa bellissima manifestazione il dottor Mitrione, che non sto bevendo in questo momento, era qui di fronte a me. Sì. E Donne per il Sociale è un'associazione, come dice appunto il nome, tutta al femminile, è nata nel 97 e ci occupiamo praticamente del sociale con raccolta di fondi, organizzazione di eventi, mercatini di solidarietà. Oggi la nostra partecipazione la facciamo con la lettura di una lettera e do la parola a una fondatrice della nostra associazione, Maria Antonietta Pasqualicchio. La lettera è veramente una testimonianza delle lettere appunto che ricevevano le cosiddette vedove bianche. Quindi la lettera è indirizzata dal marito che viveva in Germania alla moglie rimasta qui a Calitri. Grazie ancora e buona giornata. Allora, io direi se riusciamo solo a creare un momento magari senza... deve essere una lettera piuttosto intensa. È semiseria, allora la lasciamo allora. Buongiorno e grazie per l'attenzione. Vorrei Giovanni accanto a me perché nella rappresentazione teatrale di questa lettera il mio marito emigrante era Giovanni. Dimmi tu. Ti voglio vicino. Eri mio marito. È lui che l'ha scritta. Leggimi il microfono.
È una lettera semiseria. Semiseria. Cara moglie, ti scrivo queste due righe per dirvi che sto bene e così spero sentire anche di voi. Cara moglie, il lavoro è sempre più pesante e la sera torno a casa stanco, morto, tanto che mangio e mi addormo con la faccia nel piatto. Come mi dicevi nella tua lettera, per quel fatto che volevi accattare il nicchio, che cos'è? Il nicchio, Non è una cosa buona. Il loculo. Per il fatto che volevi accattare il nicchio, penso che è ancora vietta. Meglio che accatti una televisione, perché la tieni sempre rotta. E Kenbo si arricchisce. Kenbo era il tecnico delle televisioni. Ma c'è soldo con noi. Cara moglie, ti volevo mandare i soldi nella lettera, ma avevo già chiuso la busta. Come mi dicevi che la vigna tiene il male di zurfo, aumenta le pompature. Volevo sapere se le figliole sono state promosse, che così ci porto una bella cosa. E tu cosa vuoi? Avevo pensato a un vandisino. E non mancheranno cioccolate e birre. E le sigarette per tuo fratello Iuccio. Fatigatore, tanto che la fatigatore. A tata, al padre, gli vorrei portare una coppola nuova, che quella di Mafalanno non gli capeva, non gli entrava. La capa era cresciuta. Fammi sapere se al maiale è succeduta la sanatura. Se no, capitiamo come l'altro anno, che hai bestemmiato perché era frestico e non cresceva e si mangiava solo il governo. Che governo? Come volevi sapere se avevo migliorato la lingua? A volte sì, a volte no. Mi sono impratichito solo con i Mark. Più necessario, capito? Cara moglie, la sera mi voto e mi rivoto nel letto e non posso prendere sonno. La lontananza adesso si fa sentire e mancano ancora 6 mesi a Natale. Un saluto a tutta la famiglia e pure al vicinato, Giovanni. Bellissima, bellissima, davvero. Allora, io ringrazio anche il rappresentante della CGIL di Avellino, Enzo Petruzzelli, presente qui a questo incontro. Tanto stanno facendo anche loro per supportare questa causa, e anche il sindaco di Conza, il dottor Cappiello, se è presente vuole dirci qualcosa, credo che si sia allontanato, non lo vedo. E ringrazio anche la presenza del console del Touring Club Campania, il dottor Pandolfo, che vedo qui, se vuoi avvicinarti, mi piacerebbe tanto avere da te un sentimento. Brevissimo saluto, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui stamattina con voi in rappresentanza del Corpo Consolare del Touring Club Italiano della Regione Campania. Io sono il console regionale. Ci tenevo a sottolineare che noi abbiamo una campagna nazionale del Touring che si chiama Tesoro Italia Patrimonio Negato, per evidenziare tutte le emergenze, i siti artistici, il nostro patrimonio per il quale non è consentito un uso pubblico. Possono essere chiese, monumenti, musei e quant'altro. Bene, ci tengo a sottolineare che gli amici del club di territorio Vesi d'Irpinia hanno inteso, un caso unico in Italia, portare all'attenzione nazionale proprio la ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio,
Quindi la ferrovia Avellino Rocchetta Sant'Antonio è il luogo simbolo per il touring club italiano, per l'Irpinia, che intendiamo portare all'attenzione nazionale per cercare appunto di smuovere le acque da questo punto di vista. Quindi siamo qui stamattina, io vengo da Napoli insieme con altri amici, in verità dovevamo essere un po' di più, però insomma le condizioni meteo hanno un po' scoraggiato un po' di amici che non sono abituati a questo freddo, a questa neve, al ghiaccio che abbiamo trovato lungo la strada, però siamo qui per essere vicini a voi e per dire che c'è tutto il nostro impegno per recuperare a un uso possibilmente turistico, perché vediamo come touring questo come obiettivo, l'uso turistico della linea Avellino Rocchetta Sant'Antonio. E colgo l'occasione anche per invitare tutti quanti, noi avremo il 17 aprile all'Abbazia del Goleto, che è un altro luogo simbolo dell'Irpinia, la cerimonia di inaugurazione dell'articolazione dell'organizzazione locale dell'Irpinia del Touring, che è il club di territorio Paesi d'Irpinia, nel pomeriggio alle ore 16, quindi vi potete ritenere tutti quanti invitati all'Abbazia del Goleto. Vi ringrazio ancora della vostra presenza, della vostra attenzione a questo mio discorso. Il Touring è qui con voi per cercare di recuperare all'uso la ferrovia, l'Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Grazie. E non solo, caro console, non solo, perché il touring sta facendo qualcosa di anche più importante per questo territorio, quello di collegare anche un territorio con un turismo religioso, e insieme con la nostra associazione, insieme con il touring, stiamo organizzando appunto una 2 giorni che abbiamo chiamato il Cammino di Guglielmo, proprio per mettere insieme l'Abbazia di Montevergine, l'Abbazia del Goleto e l'Abbazia di Pierno, quindi un itinerario costruito, volute queste 3 bellissime chiese, da San Guglielmo da Vercelli, che è il patrono dell'Irpinia, e che mettiamo così, faremo conoscere a tutti coloro che vorranno venire, sia con il pullman, mi auguro un giorno in treno, anche la possibilità di fare un percorso di 7 km a piedi, quindi sarà una bellissima giornata, e per chi vuole partecipare troverà tutte le informazioni sul sito del Touring Club Italiano. Bene, io lascio la parola al nostro ospite, amico illustre, per tutti una persona che vedete sporadicamente, ma lui credo che non abbia mai lasciato le sue terre, perché ogni volta che ci viene in punta di piedi, mentre gli altri, appunto, proprio come accade in tutti i personaggi famosi, vogliono la fotografia, mentre la sua umanità, la sua semplicità, che traspare appunto nelle sue canzoni, spesso è proprio questo. Spesse volte, credo, Vinicio, vorresti passare inosservato, ma purtroppo non si può più, quindi con grande semplicità oggi appunto starà con noi, e sono contenta di questo. Mi è stato riferito che vuoi leggerci qualcosa, e quindi siamo veramente contenti di ascoltarti e di averti con noi oggi. Io do questo piccolo annuncio oggi, in questa giornata delle ferrovie dimenticate, che dopo 17 anni, l'ho iniziato nel 98, il 1° aprile sarà pubblicato da Feltrinelli Il paese dei coppoloni, un libro a cui lavoro da molto tempo e che racchiude insomma un po' il mio immaginario, che è legato naturalmente a questi luoghi trasfigurati naturalmente nell'elaborazione dell'immaginazione. Un capitolo importante, quello dedicato allo scalo. Mi sono immaginato questo personaggio che io non ho conosciuto, però c'era uno di famiglia che lo chiamavano Lumerch, il Mercio, diciamo così, perché pare che fosse molto alto, e quindi per quello. Allora, in questo capitolo ci sono alcune cose su questa ferrovia, dice. Ecco, così tutti hanno fatto al paese dell'eco qui sopra, se ne sono volati, come questi corvi si sono alzati all'insieme e hanno preso l'impennata per sbattere contro il soffitto del cielo. E io lo so, che sempre sono stato guardiano della strada ferrata, da quando l'hanno inchiodata qui a terra, come sotto allo zoccolo del mulo faceva col ferro il forgiaro. Il Mercio se ne stava lì nello scalo abbandonato. Lo storto nome lo doveva al fatto che era lungo come un treno merci, e di treni si occupava da quando portava i calzoni corti al casello della ferrovia. Il vento sibilava tra le finestre rotte degli edifici d'inizio secolo dello scalo. Il giardinetto della stazione si era seccato.
La natura si è rimpadronita, piante e spine invadevano i binari. Del giardino restavano lo steccato di cemento e le aiuole, a un albero era inchiodata una targhetta di plastica posta in memoria della morte di un incaricato. Treni non ne passavano più, ma il merci in compagnia della moglie, ugualmente alta come vetta di monte, rimaneva attaccato al suo posto, alle grosse leve di scambio, ai freni e ai respingenti dei vagoni a deposito con i quali aveva trascorso la vita. Ogni giorno usciva con la piattina per controllare quel tratto di ferrovia che gli era stato affidato. Prendeva la temperatura del binario come il medico sente il polso del paziente. Il battito era fermo, il paziente era morto. Ugualmente teneva a controllo i segnali a livello dei depositi d'acqua sulle torrette dei serbatoi. Sul suo viso allampanato correvano strade irte di peli, di barba ispida. Faceva ombra sotto la pensilina nella sua statura di pertica ed era annerito dagli anni più che dalla carbonella. Parlava lentamente e fumava sigarette di grano turco che si avvoltolava da sé. Che andate cercando? Di strade ferrate? Io solo le servo, che altri non vedo. Sono io il mercio e sto a guardia di merci. Che tante ne sono passate sul dorso del fiume e traverse binari ce le hanno portate. Il vapore le ha scosse e più avanti nel tempo il fumo nero della nafta di locomotore. Quando la ferrovia, a motore, arrivò ad aprire i valloni paurosi di queste terre cretose, li penetrò come una luce fatta di ferro e di azione. Boschi interi vennero a valle nelle traversine portate dai muli, svuotarono il fiume per estrarne il pietrame. La strada ferrata camminò da una sponda all'altra, passando e ripassando il serpente dell'acqua. Fece a gara con l'aufido, l'ofanto impetuoso e fecondatore che quando si gonfia tutto travolge con le sue correnti a stantuffo e avanza con natura taurina. Hanno proceduto accoppiati il ferro al vapore e la corrente mugghiante. Torrenti sregolati, montagne franose, l'opera immane gettò sugli abissi lo sguardo. Travate metalliche li congiunsero insieme. I monti e le sponde si legarono a forza, contro natura. Portarono unioni cristiani che sperdeva la terra infangata con loro stessi e col resto del mondo. Li unì più il treno di quanto abbia fatto l'alfabeto di scuola. E venne gente di fuori, da posti lontani, da ogni angolo del nuovo paese. Li condusse in queste terre di febbre e malaria la piena, la costruzione dell'opera. Li condusse in queste terre sperdute da dove i cristiani soltanto partivano e se ne andavano, che non avevano niente. Venne gente diversa, ingegneri, operai, vagabondi. Tutti seguivano la scia luminosa dell'opera che inghiottiva carne e fatica. Alcuni tra quegli operai, alcuni portarono risse in paese. Lo invadevano a sera cercando sfogo e baldoria, ma il paese tutto inserrava le porte impaurito. Portavano roncole, lame e coltelli. E portavano peggio, idee di rivoluzione. Portavano idee di lotta sociale. Portavano fame e sete di giustizia. Lotta portavano e malattie. E si tiravano dietro un fiume miserabile di gente in cerca di lavoro. La compagnia non aveva che da scegliere al prezzo migliore. Ne impiegavano metà di quanti servissero, lavoravano tanto da finire in pericolo. Gli altri intanto li mettevano a fame, ma la linea ugualmente vide la luce. L'opera fu inaugurata con botti, proclami e speranze. Da una città interna dell'Osso congiunse le terre del vino, le terre attraversate dall'Ofanto fino alle piane di Apulia, alle cave di pietra per finire in un nulla di colline pietrose, distante perfino da luoghi di cui mai si è sentito parlare. E corse portandosi addosso le merci, il vino, i mattoni, la calce. Corse per ponti e nell'aperta campagna quando fermava la vista di animali e cristiani. L'affollavano in molti, che altri mezzi non c'erano. Ma unendo insieme il poco col niente, la tratta è andata lentamente a morire. Ha lasciato il posto alle strade d'asfalto che mettono in circolo più carburante. E meglio lordano l'aria e più fanno produrre le macchine che muovono i soldi e fanno muovere ognuno per conto suo. Che più cara si paga la libertà di essere più soli. Allora, prima di concludere la giornata con i nostri amici di Calitri e mi auguro dopo il loro brano anche di rifare tutti insieme, visto che abbiamo lasciato a tutti il foglino della canzone di Franceschina, io lascio la parola a Pietro che ci dà un ultimo pensiero, credo molto importante, che mi ha accennato prima, lo lascio dire a lui. Allora,
la giornata è andata bene, diciamo così, è stata veramente coinvolgente e che ci aiuta a pensare che è possibile tradurre in realtà il sogno. Noi ci diamo l'appuntamento per il 27 ottobre sono i 120 anni della Avellino Rocchetti. Ci abbiamo un'idea. In grande, vogliamo, non sarà possibile il treno, ma sarà possibile qualche cosa che diventi, ecco, un evento di grandezza almeno regionale o oltre. Vogliamo stupire volevo a questo punto ringraziare anche gli amici della mia associazione, della nostra associazione, e in modo particolare Agostino della Gatta. Agostino, bravo, si è nascosto come al solito, sempre. E poi Luca Pappalardo, l'ingegnere Pappalardo, e le tante associazioni che si sono sommate e abbiamo fatto rite. C'è il Touring Club che sta lavorando per la valorizzazione di questo territorio con le bandiere arancioni. Bandiera arancione è un marchio che si può fregiare solamente comuni che hanno particolari attrattive storiche, culturali e turistiche. Gli amici giovanissimi di Info Irpinia che stanno facendo, Francesco Celli che sta facendo un grandissimo lavoro di conoscenza, ecco, un giovane che frequenta quei luoghi dove le proposte fanno acqua, ecco, si stanno sostituendo, e quando vediamo giovani che stanno camminando significa che o si è seminato bene o che probabilmente l'avvenire ci può essere garantito. Ci sono le mamme di Borgo Ferrovia di Avellino. Borgo Ferrovia di Avellino sta vivendo un dramma che è quello legato all'isochimica. L'isochimica è una fabbrica che scoibendava le vetture ferroviarie e lasciava tonnellate e tonnellate di amianto, e che oggi a distanza di 20-24 anni, 25 anni, stanno tramutandosi in tragedie familiari con le morti di chi lavorava o chi viveva o chi ha inalato queste particelle di amianto. E quindi questa catena si sta allargando, e anche la passione che ci ha motivato a stare qua ci fa ben sperare. Abbiamo preso l'impegno con la signora che abita nel casello di seguire con attenzione che questo resti monumento, resti un museo. Noi insieme alla soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici di Salerno e Avellino abbiamo fatto apporre il vincolo paesaggistico sull'intera tratta Avellino-Rocchetta, per cui se qualcuno ha intenzioni di rovinare tutto questo tracciato deve fare i conti con la soprintendenza. Quindi l'impegno è per in effetti dobbiamo apprezzare questa ferrovia come apprezziamo un museo. Ecco, ci sono opere d'arte che vanno valorizzate e vanno conosciute. Nessuno conosceva di quelli, per la maggior parte, perché poi Vinicio l'estate scorsa qua ha tenuto un concerto insieme a Giovanna Marini, di questi posti. Noi già stiamo pensando per l'anno a venire, l'anno prossimo, e c'è un'altra stazioncina scordata, sperduta sull'Ofanto. Stiamo pensando che nulla di improbabile possa essere la sede della prossima, della nona giornata delle ferrovie dimenticate, a meno che in questo anno non avvenga qualche cosa che ci possa pensare di venire qua in treno, e allora effettivamente questa giornata non solo l'avremmo spesa bene, ma avremmo investito bene per il futuro. E poi l'ultimo saluto voglio fare a chi
ha seguito e ci ha dato aiuto da questo punto di vista, il segretario generale della CGIL di Avellino, che dall'inizio di quando abbiamo cominciato questo percorso ha voluto darci aiuto propositivo, e che stamattina anche con la sua presenza è proposta, perché quando si ragiona di progetti pilota per le aree interne io penso che ci siano opportunità di proposte per la ferrovia e per quanto significa progresso da queste parti. I 25 comuni dell'Altirpinia si stanno attrezzando. L'ultimo appello agli amministratori, al sindaco di questo paese che visiteremo nel pomeriggio, anzi che non è del gruppo organizzato che è venuto a Avellino e volesse sommarsi con noi, dalle 4 in poi faremo un giro di questo paese che ci ospita oggi pomeriggio e poi avremo un momento conviviale in piazza. Ecco, questo era il senso delle nostre iniziative, questo è il senso che ci ha animato, e poi idealmente, ecco, grazie a Vinicio che ci ha dato l'opportunità di continuare, perché 2 anni fa, ripeto, ci ha aiutato almeno come messaggio a continuare, e credo che anche la presenza fisica di tante persone animate dalla stessa passione. Quindi ci siamo sognati il treno, caro Vinicio, ce ne appropriamo e faremo in modo di realizzarlo. Allora, quindi il sole pure ci aiuta, e se c'è la possibilità di suonare l'ultima mattinata Franceschina alla Calitrana, saremo tutti quanti felici di cantarla insieme. Stop!
alla stazione ma di Rocchetta. Ma tu mannavane con la bacchetta. E Francescina Galdana faceva l'amore con lo capocandiere e l'assistente lo geniere. Francescina la Galedrana, la vanna chiande le carveniere, senza con moglie manche sottana, a quanta mossa che sapia fa, senza con moglie manche sottana, a quanta mossa che sapia fa. E chi la corre della mamma, chi te la posta sa canna canna. Alla stazione di Mondicchio. La stazione non è niente. Dai, dai, sto cazzo, faccio senza quei due. Alla stazione e Francescina la Galdana se l'antenia con lo capo candiera e la sostene lo geniera Emanuele mo che stanna a fa e la sostene lo geniera. Francescina la Galdana e quando mosse chi sapia fa. A posto.